fuori si dimostrava molto scettico verso l'architettura capace di cambiare il mondo o anche solo di migliorarlo. Lei pensa che avesse torto? È ancora verosimile oggi, secondo lei, l'idea di un'architettura e di un design a vocazione sociale? La vocazione sociale è legittima e spero che ci sia sempre. Quando non c'è, lo diventa. Sociale non significa favorevole ai più poveri. Sociale anche il lusso che imperversa anche in architettura. Aveva ragione da fuori quando dice che l'architettura non cambia il mondo, questo è sacrosanto perché il mondo si è dimostrato molto più complesso, specialmente con questa globalizzazione, eccetera, di quanto non sia una disciplina. In un'intervista si è dichiarato scettico riguardo l'operazione Metro dell'Arte e in particolare ha dichiarato: qualche intellettuale si è messo in testa di utilizzare gli spazi della metropolitana per esporre opere d'arte. Non mi pare francamente il luogo adatto e sinceramente non riesco nemmeno a leggerci un intento didascalico divulgativo. Un conto è commissionare qualcosa di specifico per uno spazio. Un altro è prendere opere che richiedono un certo tipo di fruizione e trasformarle in soprammobili. Quindi, lei riconosce non solo la necessità di una intenzionalità artistica nell'atto della creazione dell'opera, ma anche nell'atto della fruizione dell'opera d'arte? Si capisce, certo, la creazione, il luogo dove custodirlo, per esempio i musei, mo c'è la moda di dire male i musei, ma se io avessi un'opera d'arte da conservare, come metti i soldini in banca, così metterei l'opera nel museo, non mi sognerei mai di metterla in da metropolitana. Ammesso pure che il viaggiatore della metropolitana provi piacere a vedere un'opera d'arte, non certo quelle là che ci stanno a Napoli, perché sono le cose più assurde, più insensate, Cunellis ed altri, no? Che a un certo punto sono cose che fanno solo irritare. Ah, ancora una volta si spiega sul fatto che la gente non gliene fotte niente, ma se la gente sapesse che cosa significa veramente Cunellis e per quale non motivo sta là dentro, si incazzerebbe da morire. Allora, si approfitta e la gente è di bocca buona, passa e se ne va perché tiene altri problemi per la testa. Quale oggetto di design avrebbe voluto realizzare lei? Un letto. Io ho tentato anche di farlo, non mi è riuscito. E ritengo che non ci sia un letto oggi che non sia sto somì, più o meno con i materassi decantatissimi, eccetera, ma non è un mobile che abbia un significato. Se tu pensi ai letti fiorentini, i letti a cassone, no. C'era il letto e tutto intorno contornato da questi cassoni, nei quali c'era la biancheria, ci dormiva qualche badante dell'epoca. Se pensi ai letti a baldacchino, i letti a baldacchino stavano al centro della casa, basta che si chiudevano in due baldacchine e potevano anche fare l'amore, come dice Mumford nei suoi libri. E quindi avevano una funzione più interessante che i nostri letti attuali, i quali sono informi e ti metti su una specie di rettangolo e la stai. Borges definisce il libro come relazione e asse di innumerevoli relazioni. Quando lei scrive, qual è il lettore ideale a cui dedica il suo lavoro? Bellissima domanda. Io non penso mai ai colleghi. Un tempo gli storici della mia generazione pensavano, dice, chissà se Tafuri le piace questo libro.
non me ne è mai fottuto niente del parere di Tafuri, tant'è che qualche volta ci siamo litigati perché secondo me lui faceva del terrorismo culturale e lui diceva: tu sei troppo esplicito, lascia che questi altri si facciano una fatica per sapere le cose che tu sai, eccetera, eccetera. D'altra parte non credo manco alla divulgazione, perché la divulgazione è un termine ipocrita per vendere i libri o altre cose alla gente che non lo sa. Quindi io spero empaticamente in qualcuno che abbia simpatia per le cose che mi interessano e sulle quali ho fatto delle riflessioni e a sua volta le vuole conoscere e per fare ancora delle altre riflessioni. E quando non legge di architettura e dei campi che più le interessano, quali sono i suoi libri preferiti? Cosa legge? I romanzi d'amore. Il suo libro preferito? Il mio libro preferito, a parte la battuta sull'amore, è un libro di un giovane che io ho conosciuto di vista e non ci siamo mai incontrati. Ha scritto un libro bellissimo che si chiama Il resto di niente, e dopo poco è morto, non ha manco goduto il successo che ha avuto quest'opera. Perché mi piace tanto? Perché lui mette in romanzo la storia napoletana del 1799, della quale sono stato educato a pensare bene a tutti i costi, e io ho sempre avuto una certa repulsione con questo 799, perché appunto mi è parsa una cosa che era al di là delle possibilità dei napoletani di allora, eccetera. E invece la scuola liberale napoletana, l'Unità d'Italia, tutte queste cose mastodonti hanno sempre cantato. Invece chi su Giovinotto ha scritto un libro, Giovinotto molto colto peraltro, ha scritto un libro in forma di romanzo nel quale ridimensionava questo 1799, e quindi è uno dei libri che mi porterei in un'eventuale carcere. Oltre che alla ricerca, la sua carriera è legata ovviamente anche al tema della comunicazione. E come no? Dei suoi lavori, la didattica, le conferenze, la pubblicazione dei libri e la redazione della rivista OpCit. In che modo si relaziona a questi diversi strumenti di comunicazione? Cominciamo con OpCit, perché certamente una cosa che rimarrà. Questa rivista fra poco segnerà il suo 50° anno di età ed è rimasta tale e quale nel programma, nella forma e nei contenuti. Cosa rarissima in un mondo dove si fa una rivista al giorno che dura uno o due numeri e poi non se ne fa più niente. Quindi al primo posto la rivista. Al secondo posto il rapporto con gli studenti. A me è piaciuto molto insegnare, non ho perduto una lezione, non ho avuto una lezione che non ci fosse veramente 100 studenti. E poi ti voglio raccontare una cosa molto toccante. Quando per ragioni burocratiche mi hanno messo fuori ruolo, un professore amico ha fatto in modo che io potessi ancora insegnare per un po' di tempo. Allora, dopo diciamo 6 mesi di pausa, sono ritornato in facoltà. Gli studenti erano diversissimi da quelli che frequentavano i miei corsi, eccetera. Allora, lungo il corridoio, vicino all'aula 10, dove ho fatto tutte le lezioni, sentivo un brusito, apro e trovo quest'aula piena, con gli studenti a terra, seduti a terra. Allora dico: ragazzi, voi che lezione, a chi aspettate? Dice: professore, stiamo aspettando lei. È stata un'emozione straordinaria, meglio ancora di quando ho fatto la prima lezione da ordinaria. Cioè, chi se non aspettava la storia dell'architettura, aspettavano me come persona. È stato un momento straordinario. Che cosa si aspetta dai giovani architetti, da noi giovani?
Mi aspetto molto perché intanto cominciamo col dire che io non sono giovanilista, come non sono femminista, deve stare per forza una donna, non me ne fotte niente. Io penso alle persone, quindi donna o uomo sono persone. Però effettivamente c'è stata una differenza fra i giovani e più o meno giovani. I giovani vanno bene perché danno più speranza, perché sono in gran parte idealisti quando non sono soggetti a ideologia, perché l'idealismo degenera in ideologia e quindi in faziosità, e chi gli dice sempre la stessa cosa, che succede? No. Invece l'idealista è uno che ha un ideale e si avvicina a questo ideale più pragmaticamente, nel senso che aggiusta ogni volta il tiro pur di raggiungere quell'ideale. No?